una singolare esposizione d'arte contemporanea per tutto il mese di febbraio al PAN. Spesso approcciata con timore e diffidenza, l'arte del nostro tempo intercetta le questioni umane e i motivi estetici del presente, sublimandoli in forme. Voglio raccontare, sono interessato a mettere in evidenza la condizione antropologica di un uomo contemporaneo. Io ho, approfittato della città in cui vivo per parlare non della questione dei rifiuti che lei ci lega a questa città, ma per parlare di una possibile condizione di una qualsiasi città del mondo. Seducenti immagini, questo è il nome della mostra, mette assieme le opere di 10 artisti campani che lavorano con tecniche e sensibilità molto varie. L'iniziativa nasce da una proposta della Galleria d'Arte Spazio Nea, un atelier giovane e decentrato rispetto ai principali circuiti d'arte. Abbiamo dato la possibilità, e loro hanno dato la possibilità a noi, di mettere in vetrina e quindi di esporre opere di grandi artisti rappresentativi del nostro territorio che per alcune logiche ovviamente di mercato, come è giusto che esistano, sono stati messi un po' da parte, che non è assolutamente un modo per piangersi addosso, è semplicemente una modalità per certificare e definire in maniera concreta il valore di coloro che attualmente stiamo ospitando. Lontani dalle astrazioni delle avanguardie più sperimentali, questi lavori richiedono una lettura attenta e immediata. Il visitatore incontra le celebri tele sfilate di Salvatore Emblema, le maschere deformi di Raffaele Canoro, i paesaggi alienati di Aniello Barone, le ossa e i crani di Peppe Capasso. Abbiamo scelto linguaggi forse più immediati rispetto, a riflessioni più concettuali, a quello che poi è attualmente, riguarda le avanguardie artistiche. Noi abbiamo cercato di essere quanto più immediati possibili. Una mostra collettiva credo che sia una bella sfida di autori che la pensano diversamente, ma anche di generazioni diverse. La mostra Seducenti Immagini può essere visitata gratuitamente tutti i giorni, escluso il martedì, fino al 28 febbraio. PAN per la città di Napoli, un luogo di scambio culturale, soprattutto sui linguaggi del contemporaneo, in un'adeguata dimensione internazionale, quindi un proscenio per i nostri artisti, per le nostre avanguardie artistiche, ma anche un luogo dove ospitare avanguardie artistiche da altre parti del mondo e così costruire un dialogo, un confronto e una contaminazione, quindi è un luogo dell'intercultura.